Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia nuova dimora. Oggi per la seconda volta non contavo di fare questo video inizialmente, ma poi mi sono detto vabbè dai facciamolo. Ho fatto quello sul recupero dei mercatini, ma avevo già in programma di fare un altro video perché, come capirete, avete già capito dal titolo del video in questione, di questo video che sto realizzando. E il fumetto di cui voglio parlarvi è quello da me preferito in assoluto, diciamo, è che è Tex Willer. Aspettate che inforco i miei soliti occhialetti. Tex Willer, le avventure del giovane Tex, una serie che mi ha preso totalmente, a me piace tantissimo. In linea di massima è quella che preferisco in questo periodo storico del fumetto italiano. Quindi qui siamo arrivati praticamente al numero 15, con questo Tex Willer, il cui titolo è Le schiave della montagna. L'Agostina ve la mostro ancora, è la quarta di copertina, con l'anticipazione del prossimo numero, il numero 16, ne dico dal 18 febbraio, ahimè, bisogna attendere. I lupi della frontiera, con una ennesima spettacolare cover di Maurizio Dotti. Ragazzi, un grandissimo questo, un grandissimo artista, come tanti che lavorano alla serie di Tex e anche ad altre serie, ovviamente, ma in particolare questa serie Tex Willer è, diciamo, resa ancora più appetibile, ancora più bella da guardare, c'è una gioia per gli occhi per merito di Maurizio Dotti e delle sue spettacolari copertine. Ecco, non saprei cos'altro aggiungere per quanto riguarda Maurizio Dotti. Veniamo, diciamo, alla storia in questione. Innanzitutto i crediti, cioè i vari autori, diciamo. Chiariamo subito, questa è Tex Willer, ovviamente è una serie a cura del boss, cioè Mauro Boselli. Le schiave della montagna, in particolare, soggetto alle sceneggiature sono di Pasquale Rui, disegni di Pasquale Del Vecchio, la copertina, come detto, di Maurizio Dotti, il lettering di Luca Corda. Ovviamente, avevo già fatto vedere la cosa, ma ve la faccio rivedere ancora perché ci tengo, diciamo. Questa copia mi è stata autografata direttamente dai due autori, cioè da Pasquale Rui, autore, soggettista e sceneggiatore, e da Pasquale Del Vecchio, il disegnatore dell'albo, come di quello precedente, perché questa è la seconda parte di questa avventura, iniziata nel numero scorso con il numero 14, Paradise Valley. C'è da aggiungere che successivamente, alla fine di questa avventura, si colloca cronologicamente quella del primo speciale di Tex Willer uscito sotto le feste di Natale. Quindi, cronologicamente, prima viene questa avventura che si conclude con questo numero, Le schiave della montagna, e poi successivamente quella contenuta nello speciale Tex Willer. Ecco, per avere un'idea precisa della situazione, anche se ovviamente la storia dello speciale si può leggere perché non è, diciamo, non c'è una continuità particolare, però, diciamo, sarebbe forse, come dire, meglio leggere prima questa e poi dopo quella dello speciale. Ma insomma, non è che vi cambia granché, comunque, ecco, era tanto per chiarire. Si parte subito in seconda copertina, abbiamo visto il riassunto nelle puntate precedenti, non sto qui a farvi il riassunto, se volete andate a guardare il video del numero 14, abbiate pazienza. Quindi, sì, poi il frontespizio che vi ho già mostrato con le
con gli autografi per quanto mi riguarda. E poi abbiamo la solita rubrica di, sempre a cura del boss di Mauro Boselli, Wanted, Tex Willer ha fatto 13. Ha fatto 13, perché fa riferimento allo speciale che dopo 12 numeri sarebbe il 3D, diciamo dopo un anno, 12 numeri annuali, sarebbe il 13° numero dell'anno, quindi lo speciale che sarebbe il 13° numero dell'anno. Ecco, non, in questo senso Tex Willer ha fatto 13. Dopodiché si parte subito con la storia, di cui vi mostro immediatamente la prima tavola, la bellissima tavola di Pasquale del Vecchio, e con il titolo Le schiave della montagna. Perché cosa succederà in questo episodio? In questo episodio brevemente accenno, perché io, sapete, non è che di solito faccio cioè, vi sciorino grandi trame. Abbiamo a che fare con queste, con que, con questa, questo, questa famiglia, diciamo, di mormoni molto violenti, molto cattivi, diciamo, gli Humbert, che tengono prigioniere la ragazza rapita dopo aver sterminato la famiglia, tale Clementine Merrill, e un'altra ragazza, e la tengono prigioniere in una segheria, in una specie di segheria abbandonata, sperduta tra le montagne dello Utah. Contemporaneamente abbiamo a che fare con Tex, che a sua volta è perseguitato e braccato dallo sceriffo Tucker, mentre cerca a fianco di un altro mormone, il giovane Joan Greenfield, un ragazzo molto robusto, molto forte, ma ahimè non violento, ahimè, perché diciamo a volte, come dice Tex, non tutti gli uomini sono buoni e i cattivi vanno affrontati in una certa maniera. Quindi questo giovane, insieme con questo giovane forzudo, questo mormone, diciamo, a sua volta Tex cerca di salvare le ragazze in questione ad ogni costo. E quindi abbiamo a che fare con Tex, che diciamo è sulle piste dei rapitori che dovrà affrontare, e contemporaneamente si ritrova braccato dallo sceriffo e dai suoi uomini in una specie di diciamo come dire, in una caccia, diciamo, ostacolata, una caccia ai criminali, ostacolata praticamente stranamente dalla giustizia. Ecco, questo è un po' la trama di questo episodio. Ma alla fine la giustizia, non la legge, la giustizia alla fine, come sempre, trionferà. Specie per quanto riguarda le avventure del nostro Tex. La storia in sé, che vi posso dire, è una bella storia, a me è piaciuta, però devo dire che devo essere, cioè, cerco di essere il più sincero possibile. Fino adesso è quella che mi è piaciuta di meno rispetto a tutte le storie del giovane Tex Willer. Bella, una bella storia, ma un po', diciamo, mi è sembrato quasi una preparazione allo speciale, cioè, non lo so, allo speciale o qualcosa del genere, anche se non sono molto collegato. Una storia che di sole 132 pagine, perché mentre quelle precedenti si erano, diciamo, sviluppate, la prima in quattro albi, la seconda in cinque albi, due disertori, poi la terza di Mefisto in quattro albi, queste in soli due albi, che però vanno, diciamo, ad anticipare lo speciale natalizio. Ecco, c'è un po' di questa commistione, diciamo, per quanto riguarda questa avventura, che comunque io ho divorato come sempre, che a me è molto piaciuta, e della quale vi mostrerò adesso alcune tavole. Vi ho mostrato già
La tavola di apertura, è qui così posso mostrarvi, diciamo, da questa tavola, in particolare se vince la crudeltà e la ferocia di questa mostruosa famiglia di mormoni, che nella fattispecie, per esempio, se la prendono, cioè, con dei malcapitati che non c'entrano nulla, cioè, casualmente incrociano la loro strada e soltanto a fini, diciamo, predatori. Praticamente vengono ferocemente assassinati da questi cialtroni di mormoni, ecco, cioè, mormoni per modo di dire, perché tutto sembrano questo tranne che dei pacifici, questi personaggi tranne che dei pacifici mormoni, vedete qui, addirittura alle spalle, in maniera pure vigliacca. Ecco, e Tex dovrà affrontare, diciamo, questo tipo di mostri umani, tant'è che i mormoni, diciamo, quelli buoni, diciamo, la famiglia a cui appartiene il giovane Joan Greenfield, invece sono non violenti. Tex quindi non può usufruire in maniera fattiva della loro collaborazione. È molto significativa è questa, diciamo, questo, sono significative queste due vignette ben scritte, sceneggiate da Pasquale Rui, un grandissimo autore, parliamoci chiaro. Io su Tex ho letto tante storie di Rui che mi hanno veramente affascinato. In queste vignette mi piace solo mostrarvi, diciamo, i due balloon, quello che Rui fa dire a Tex, e cioè: talvolta battersi è necessario, dice Tex. Talvolta battersi è necessario. Non tutti gli uomini sono buoni e quelli che non lo sono vanno fermati per evitare un male peggiore. Ecco quello che dice. Questa è la filosofia del nostro eroe. Di Tex Will, che io, diciamo, come dire, approvo in pieno. Per me, io sono sempre dalla parte di Tex. Tex è quello che io vorrei essere, purtroppo non lo sono, ma diciamo è il mio eroe. E come Tex, nessuno mai. Ecco, io lo ripeto sempre: per me è il più grande eroe del fumetto mondiale. Quindi io ho diciamo, un amore sviscerato per Tex, e poi adesso questa nuova serie Tex Will, ribadisco, mi ha fatto letteralmente impazzire. Ecco, vi mostro alcune tavole. No, non dico nulla, voi sapete quello che penso su Tex. Dovrei semplicemente continuare soltanto a fare degli elogi sperticati. Questa, per esempio, è la segheria dove si rifugiano i mormoni, quelli cattivi. Guardate, le bellissime tavole di Pasquale del Vecchio, grande artista. Vi mostro alcune scene, cercando di non spoilerare granché. Perché, scusa, oltretutto siamo di fronte a 66 pagine, quindi la storia è molto veloce, insomma, è una cosa che mi piace proprio questa, io riesco a leggerla velocemente perché quando le storie sono troppo lunghe, quando gli albi sono troppo lunghi, faccio un po' fatica, sapete, anche perché ho tanto da leggere, come dico sempre, leggo anche tanti libri, quindi non riesco a leggere tutto in assoluto. E qui potete vedere anche due tavole rimosse in cui c'è Tex che, mentre cerca di affrontare i mormoni cattivi, viene a sua volta braccato dalla legge. Ecco, è un po' un qualcosa di. La vita è così. Va bene. Ancora una volta, in quest'alba, abbiamo a che fare con una figura femminile, che anche se proprio in maniera molto marginale, pur essendo protagonista del rapimento, la giovane Clementine Merrill, alla fine si ritroverà ad essere decisiva in qualche maniera. Decisiva in qualche maniera, anche se appare in poche tavole.
ma quelle in cui appare specialmente poco prima della fine sono molto significative. Sono fra quelle che a me mi hanno colpito, oltre a quelle iniziali di cui vi ho mostrato, diciamo, i disegni, cioè vi ho mostrato praticamente i dialoghi. Quindi a questo punto, guardate, non posso mostrarvi, diciamo, la tavola conclusiva, non posso spoilerare l'albo, e quindi non posso fare altro che, come sempre, salutare, consigliarvi innanzitutto in maniera proprio esagerata quasi l'acquisto, diciamo, di quest'albo di Tex Willer, e consigliarvi di seguire l'intera saga del giovane Tex Willer, che perché è veramente molto bella, molto ma molto bella. E quindi non mi resta, a questo punto, dicevo, che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, come sempre, e dandovi appuntamento, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di domenica, 19 gennaio, e dandovi appuntamento sempre ed esclusivamente a voi piacendo al mio prossimo video. E come sempre, alla prossima.